Salve ragazzi, ci accingiamo questa volta a realizzare una proiezione ortogonale di una piramide a base pentagonale e di questa poi avremo uno sviluppo successivo per ottenere un tronco di piramide oppure ancora una sezione della piramide. Dunque, comunque iniziamo con la costruzione in proiezione ortogonale della piramide. Abbiamo qui predisposto un foglio di formato A3, che sarà suddiviso in quattro quadranti e quindi utilizziamo per questo naturalmente i segnalini che sono predisposti sui lati del bordo della squadratura. E quindi ci basta congiungere i punti con un tratto marcato, quindi andrebbe bene matita morbida. In questo caso sto utilizzando una matita automatica e quindi utilizzo un unico tipo di matita e di mina. Semplicemente passerò due volte per ottenere un tratto più scuro. Ecco qui, abbiamo così la suddivisione in quattro quadranti. Ricordiamoci di denominare i quadranti scrivendo in basso a sinistra piano orizzontale, in alto a sinistra sarà il nostro piano verticale, in alto a destra il piano laterale, poi linea di terra LT e l'origine al centro. Ricordiamo che nella proiezione ortogonale, nei tre piani, avremo tre viste diverse dello stesso soggetto. In particolare, nella proiezione nel piano orizzontale, avremo la vista dall'alto. Possiamo cercare di posizionarla più o meno al centro di questo spazio, anche se non è fondamentale importanza. E costruiremo quindi il perimetro di base che è un pentagono regolare, quindi dovremo fare la costruzione di un pentagono partendo da un lato. Il lato faremo di 5 cm. E allora possiamo orientarlo, per esempio, con uno dei lati parallelo al bordo orizzontale della squadratura. Per questo motivo noi cominciamo a fare allineamento con i bordi. Prenderemo come riferimento i bordi della squadratura ogni volta che abbiamo bisogno di stabilire l'allineamento con parallele o perpendicolari. In questo caso la disposizione delle squadre mi serve per ottenere la squadra di sinistra come guida sulla quale può scorrere liberamente la squadra di destra per ottenere la posizione che vogliamo. Quindi in questo caso possiamo fare più o meno centrale dal punto 5 al punto 10 per ottenere il primo lato del pentagono. Io adesso però vado a prolungare questo segmento perché già so che mi servirà per la costruzione. I due estremi A e B definiscono i primi due vertici del pentagono. Costruzione del pentagono. E allora, abbiamo bisogno del compasso. Ricordiamoci che dobbiamo quindi rispettare la misura dei 5 centimetri. Quindi la prima cosa che faremo è regolare l'apertura del compasso da A fino a B perché è la misura dei 5 centimetri. E su questa apertura facciamo un primo arco molto ampio, più o meno di 120 gradi, e lo facciamo in modo simmetrico, per cui adesso sposto la punta metallica sul vertice B e faccio la stessa cosa. Dunque, adesso intanto possiamo continuare per la costruzione. Abbiamo trovato il primo punto che ci interessa, lo denominiamo subito con il numero 1 e faremo
due perpendicolari rispetto a questo segmento AB. La prima perpendicolare passerà per il punto 1 e ci serve per proiettare in questo modo per ottenere il punto medio, il punto M. Senza spostare la squadra che ha fatto da guida, facciamo scorrere semplicemente l'altra squadra per andare a riprendere il punto B e far partire innalzando dal punto B un'altra perpendicolare parallela alla precedente. Dunque, in questo modo, adesso abbiamo trovato il punto 2. Ci basta adesso il compasso per aprire dal punto M al punto 2. Cerchiamo di non perdere la centratura e di essere più precisi possibile. Adesso abbiamo bisogno di portare questo arco per intersecare la retta iniziale e individuare il punto 3, che è determinante per la costruzione, perché adesso io devo aprire il compasso dal punto A al punto 3 con attenzione sempre alla precisione, e faremo partire da qui un arco che va ad intersecare la prima perpendicolare. Attenzione, perché adesso, senza cambiare l'apertura del compasso, mi sposterò semplicemente sul punto B per fare il resto, un altro arco, il resto che mi serviva per trovare gli altri punti del pentagono. E allora, i punti di intersezione che ci interessano sono questi, e li possiamo denominare con le altre lettere dell'alfabeto. Quindi A e B erano i primi due vertici, diamo C, D ed E, per gli altri vertici del pentagono. Quindi possiamo adesso, con matita morbida, o comunque con un tratto più marcato, andare a costruire gli altri lati del pentagono, pentagono regolare, quindi tutti i lati devono avere la stessa ampiezza di 5 cm. Ora che il pentagono è stato costruito, abbiamo bisogno di trovare il centro, anzi diciamo il baricentro di questo pentagono, perché è il punto sul quale naturalmente dovremo far partire la verticale e quindi trovare il vertice superiore, la punta di questa piramide. Per farlo è sufficiente fare le perpendicolari di ciascuno dei cinque lati, per cui in questo modo, facendo partire le perpendicolari, ma mi basta fermarmi a metà perché questi sono i segmenti che poi identificano i lati delle facce laterali, insomma, della piramide, e girando tutto intorno, quindi da quest'altra parte, per esempio, farò la stessa cosa . Questo che si individua è il centro, ma possiamo continuare disegnando gli altri segmenti semplicemente congiungendo i vertici della base con il vertice superiore. Otteniamo in questo modo, questo è già disegnato, ci basta semplicemente ripassarlo per avere lo stesso tipo di tratto più scuro. Ecco qui.
La punta di questa piramide naturalmente prende il nome V, cioè il vertice, che è appunto quella che dovremo proiettare per avere in altezza nel piano verticale la proiezione della piramide vista davanti. Cominciamo quindi a proiettare a questo punto sul piano verticale tutti i punti della base e anche il vertice. Ci basta allineare, in questo caso come abbiamo fatto all'inizio, con un bordo della squadratura e accostare l'altra squadra come guida per far scorrere la squadra più lunga. Mi vado a posizionare su ciascuno dei vertici. Cominciamo da quello più esterno a sinistra e quindi in questo caso io devo fare un tratto sottile oppure un tratto, una linea tratteggiata. Importante essere in grado di distinguere le linee sottili, che sono linee di proiezione, dalle linee più spesse, che sono invece il contorno della geometria del nostro solido. Allora, questo si porterà fino in alto perché in particolare questo proietta il vertice e poi dovremo qui segnare l'altezza della piramide. Scorrendo ancora verso destra troviamo il punto B e quindi anche di qui facciamo partire una proiezione sottile. Poi ancora l'ultimo vertice, quello che è stato individuato con la lettera C, ci fermiamo sulla linea di terra. In questo caso adesso ci basta stabilire l'altezza della piramide, che sarà 10 cm nel nostro esercizio, partendo dalla linea di terra e andando a segnare 10. Questo lo possiamo già denominare vertice. Bene, in questo caso possiamo identificare con degli apici i diversi nomi. Ecco, V con 1 è nel piano orizzontale, V con 2 è il vertice nel piano verticale. E quindi abbiamo anche qui le varie lettere, questa sarà E con 2, questa è con 1, A diventa A con 2. Questo punto trova la coincidenza di V e D, per cui qui possiamo scrivere V secondo V, anzi in questo caso ci conviene, per non generare confusione, siccome va più in alto non lo segniamo e ci limitiamo a indicare D. Poi c'è il vertice B e infine il vertice C. A partire da ciascuno di questi vertici che ci sono adesso sulla linea di terra, congiungendo ciascuno di questi con il vertice V secondo, possiamo già ottenere il profilo della piramide, facendo attenzione al fatto che il nostro punto di osservazione sarà guardando dal basso in avanti e quindi quello che noi vedremo sarà la faccia della superficie laterale della piramide contrassegnata dai vertici A', V' e B'. Le altre saranno parzialmente visibili e le due facce posteriori saranno invisibili, ma la coincidenza dell'allineamento renderà inutile l'individuazione delle linee non visibili perché saranno coincidenti con quelle visibili. Quindi adesso andiamo intanto a tracciare dal punto A2 a V e questo è con linea continua marcata. Quello che vediamo di qui invece, ecco, andiamo sul punto B congiungendo il vertice B secondo con V secondo, anche questo con linea continua marcata, e infine il punto del vertice B, del vertice C, mi correggo.
Con un secondo. Allora, intanto possiamo anche individuare la proiezione del vertice, che però non sarà disegnato con linea continua, ma con linea tratteggiata, perché è una linea immaginaria. E infine ci sarà il vertice D, che si congiunge con il vertice V, e che quindi, siccome è non visibile guardandolo da questo punto, potrà essere disegnato con un tratto spesso, più marcato, però con linea tratteggiata. Nel piano verticale adesso è completa la costruzione della piramide. Diversa sarà la vista che otterremo nel piano laterale, perché nel piano laterale dovremo partire da un'osservazione diversa. Quindi, guardando da questa parte, vedremo soltanto le facce anteriori e quindi dobbiamo cominciare a proiettare . Allineiamo intanto la squadra che farà da guida sul bordo sinistro della squadratura. Tenendo ferma la squadra di sinistra, cominciamo a proiettare i vertici, partendo da quello più vicino alla linea di terra, e facciamo con linea sottile la proiezione fino all'asse verticale, scendendo e scorrendo quindi con questa squadra. Mentre tengo ferma quella che fa da guida, mi rendo conto che sono allineati il vertice E e il vertice C. Quindi qui basterà un'unica proiezione, sempre fino all'asse verticale. Poi ho bisogno di proiettare anche il punto V', che rappresenta la punta, vista dall'alto, la punta della piramide. Scorrendo ancora, cercando di non spostare naturalmente, ecco qui abbiamo per ultimo la proiezione contemporanea dei vertici A e B, che sono allineati. Quindi in totale abbiamo avuto 4 linee di proiezione. E per ribaltare questi punti avrò bisogno del compasso oppure della squadra. Naturalmente potrei utilizzare anche il sistema, in mancanza di un compasso potrei utilizzare il sistema di tenere una squadra sul bordo inferiore della squadratura, quella a 45 gradi, allineandola quindi in questo modo. Potrei ottenere il ribaltamento delle proiezioni che erano arrivate sull'asse verticale, e così anche l'ultima. La corrispondenza è precisa, cioè sia che utilizzo il sistema del compasso oppure quello della squadra a 45 gradi. Tanto per fare una verifica, proviamo a prendere il punto della proiezione più lontana e proviamo a ribaltarlo. Ecco, per verifica possiamo avere la conferma che i punti individuati o in un modo o nell'altro coincidono. Li possiamo anche segnare. Dunque, questa è la rappresentazione del punto A e B che coincidono in questo piano. Li chiameremo A terzo, coincidente con B terzo. Poi abbiamo, salendo, abbiamo i punti E e C, che sono rappresentati tutti e due E terzo, che coincide con C terzo. Infine il punto D da solo, D terzo, in questo punto. E unica rimane la proiezione del punto vertice,
che adesso diventa importante perché quello da cui si parte è la prima cosa che dovremo innalzare, la prima linea. In questo caso quindi possiamo fare come al solito allineamento su uno dei bordi della squadratura, per esempio in questo caso il bordo inferiore, tengo fermo la guida, accostando a scorrere fino all'individuazione dell'intersezione della proiezione con la linea di terra, faccio quindi innalzare questa perpendicolare, della quale non abbiamo ancora indicato l'altezza. Sappiamo che è 10 cm, ma l'altezza in particolare può essere ottenuta anche per proiezione reciproca tra i due piani verticale e laterale, semplicemente tenendo, come sto facendo, una squadra sul bordo laterale come riferimento, accosto l'altra mentre tengo ferma quella di sinistra che funziona da guida, faccio scorrere fino al punto V e posso in questo modo ottenere la proiezione per intersezione del punto vertice terzo. Questo è il punto più importante perché è quello che utilizzeremo per disegnare il profilo della piramide. Cominciamo dalle linee più esterne, che sono sicuramente visibili, quindi sicuramente contratto continuo. E poi abbiamo, guardando qui davanti, il punto E, coincide con C, ma quello che vediamo è il punto E, e siccome è visibile sarà disegnato con linea continua, tratto marcato, coincidente con C, quindi dietro c'è anche la linea del spigolo CV, però non è visibile per coincidenza. Non sarebbe comunque visibile e quindi nel caso in cui non fosse stata una coincidenza si sarebbe dovuto usare il tipo di linea tratteggiato. Questo invece che rappresenta il vertice rimane sottile perché non è uno spigolo della piramide e andiamo invece a tracciare l'ultimo punto, linea continua, tratto marcato e quindi la piramide è conclusa. Adesso anche la linea della base deve essere un tratto più scuro. Lo stesso vale anche per il piano verticale. In questo modo, a questo punto, la proiezione ortogonale della base e del volume completo della piramide a base pentagonale è finita, è completa. Quindi potremo poi, in un altro filmato, vedere la continuazione per farlo diventare un tronco di piramide oppure anche una sezione di piramide.